una mano, un piacere. Qui è Massimo Setaro, produttore dell'azienda Casa Setaro. È un piacere per noi stare qua oggi, ospiti del signor Curcio. Secondo me dire piacere riduttivo, perché voglio dire, cioè veramente qua ci sono tutte le componenti, a parte Eugenio che è una grande persona, quindi è veramente un piacere poter stare con lui come persona, ancora di più perché ha dimostrato con questo evento di essere un grande professionista. Non lo dico io, ma basta guardarsi intorno, lo dice. Infatti noi l'abbiamo chiamata festa, lo dice il partito di i produttori, lo dicono i numeri, le persone che stanno qui e poi la location, Casa Setaro ha delle novità per il prossimo anno, abbiamo qualcosa su cui attirare l'attenzione. Ma allora diciamo che noi prodotti sono già noti e conosciuti, quindi e questo mi fa piacere, insomma, che l'azienda si stia piano piano, come sai, come siamo partiti qualche anno fa con un'idea chiara di provare a mettere in bicchiere l'esperienza della bevuta, l'esperienza del territorio. Credo che a distanza di anni questo impegno, questa determinazione ci stia ripagando. Le persone che bevono Casetaro sono persone che hanno consapevolezza di voler bere il Casetaro, quindi veramente un'espressione di autenticità, di identità fortemente legata di territorio. Abbiamo il nostro bel tre bicchieri, unico, primo e unico tre bicchieri del Gambero Rosso di Casetaro, e credo che sulla stessa scorta di Contrada 6137, insomma, noi profondiamo, non posso spoilerare, ma qualcosa vogliamo spendere anche le nostre energie per affiancarvi e supportarvi e tirare via questi giovani ragazzi che sul loro panino particolare o sulle loro pietanze amano mettere prodotti che non sono in vino. Riportiamoli, facciamoglielo conoscere. Dico questo per dire, è vero, voi avete citato il vostro tre bicchieri, però i tre bicchieri non è alla portata dei ragazzi sotto l'aspetto commerciale. L'invito e il piacimento è quello che facciamo circolare del vino, non dico al costo della birra, no, ma i prodotti che possono arrivare, diciamo, sulle tavole di tanti ragazzi. Il vino è un prodotto nostro, la birra è un prodotto che sta diventando nostro, ma che non nasce nella nostra tradizione. Ma noi abbiamo tanti vini con Massimo e con tutte le cantine più presenti che sono accessibili, diciamo, ai ragazzi. È vero, il nostro target è più in alto, non è sui ragazzi, però sì, noi li coltiviamo. Ma in realtà le dico, io penso molto ragazzi, perché ho due figli giovani e allora credo che se noi riusciamo a far bere bene i ragazzi, riescono veramente anche ad allontanarsi da tanti prodotti che servono semplicemente per la pelle. Non detta male, ma quello è il concetto, perché si può tranquillamente bere bene senza spendere tantissimo. Bere un prodotto. Noi sappiamo che nella vostra azienda si fanno anche dei corsi di assaggio, di conoscenza, anche invitate. Assolutamente sì, e da quest'anno abbiamo anche inaugurato delle camere per vivere un'esperienza di 60 gradi, in cucina, dormire in vigna, rilassarsi nella natura, semmai guardare anche alla flora, alla fauna, cioè è veramente straordinario. C'è un mondo, tra virgolette, americano, crocieristico, che arriva e vuole conoscere, vuole mettere i piedi nella vigna, vuole mettere il naso nella cantina. Assolutamente d'accordo, e le dico che noi come esperienza offriamo anche una visita all'orto, dove il nostro turista prende il pomodoro, prende il basilico e si cucina la pasta. Vogliamo ricordare ai nostri attori il vostro indirizzo? Allora, siamo via Bosco del Monaco 34, tre case in provincia di Napoli, 5 minuti da Napoli. Alle falde del Vesuvio, approfittiamone per fare un'escursione in alto a Bosco. Vi aspetto, signor Massimo, grazie, buona proseguo.